Buon pomeriggio e bentornati a Zoom In, puntata che non fatico a definire eccezionale, questa perché oggi abbiamo un ospite di primissimo piano. L'ospite di questo pomeriggio e di oggi è Annalisa Minetti. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuta Grazie. a TV6. Eh, Annalisa Minetti, che domani sera, venerdì sera, eh, si esibirà. A Pineto, nel quartiere di Corfù, in questo concerto alle ore 21 di venerdì, perché era stato programmato per sabato, ma che invece siete stati costretti ad anticipare, costretti tra virgolette perché? Perché abbiamo un mondiale che è stato anch'esso anticipato al 20 invece che al 27, quindi una mh, batteria, quindi una semifinale il 20 e una finalissima il 21, invece noi speravamo in una finale diretta il 27. E questo mondiale ha costretto gli organizzatori ad anticipare grazie anche alla disponibilità eh, di Annalisa il concerto, ma eh, vi costringe e eh, la costringe soprattutto a fare parecchi chilometri di notte perché il mondiale si farà? Alle 17 del pomeriggio del 20 quindi partirò subito dopo il, il concerto in macchina, cercherò di dormire quanto più possibile. Di riposare le gambe e poi, scesa una volta scesa dalla macchina, farò una corsetta di, di riscaldamento e mi porterò in pista per vivere, insomma, le emozioni di un mondiale, di una semifinale a Lione. A Lione, sì. A Lione in Francia quale gara farà Annalisa poi 800 veremo... metri quindi poi il passaggio dalla, ve dalla velocità al mezzo fondo sì. ecco 800 metri dei quali Annalisa Minetti detiene il record del mondo negli 800 metri detengo la miglior prestazione mondiale da qui a tre anni fa più o meno però il record del mondo è 2.17 intendo batterlo per il prossimo golden gala benissimo quando lei pensa a se stessa perché ricordare adesso la carriera di Annalisa Pinetti è, è lunghissimo. Però prendiamo tre punti eh, fondamentali, tre anni fondamentali: il 97 quando eh, Annalisa è arrivata, seconda nel concorso Miss Italia, di Miss Italia. Sì. Nel 98 quando ha vinto Sanremo. E poi eh, le Olimpiadi alle quali ha partecipato quelle di Londra eh, dello scorso anno, sono tre tappe fondamentali queste. Sono tre tappe fondamentali che se vuoi hanno visto tre mezzi di comunicazione abbastanza importanti, vedi la bellezza con il concorso di Miss Italia, se vuoi poi la musica sul palco e non ultimo appunto come strumento proprio lo sport, no? eh, tre mezzi che io ho utilizzato per lanciare sempre gli stessi eh, messaggi no? seppur utilizzando tre, tre strumenti diversi. Quando pensa a se stessa, pensa più ad una bellezza, quindi a una modella e quindi Miss Italia, ad una cantante o ad un atleta? Mm, ma guarda, ti piace senza, definirsi di più? Senza dubbi sono un atleta nella vita e quindi gioco con le distanze, non mi spaventa il tempo e, e amo stare sul ritmo e quando parlo di ritmo parlo anche di musica, e quando parlo di ritmo parlo di spettacolo, quindi ritmi televisivi, mi piace l'idea di comunque confondere e, e in qualche modo coinvolgere, sconvolgere le persone con le quali vengo a contatto, poter ricordare sempre che eh, Annalisa è una donna, una donna che come tante altre donne ha voluto no vivere una vita di grandi soddisfazioni, non ha rinunciato a nulla e soprattutto ha fatto sì che questo sogno non fosse individuale ma collettivo, quindi di più persone, andando prima di tutto a coinvolgere gli affetti, quindi la famig famiglia d'origine, la famiglia poi in seguito mio figlio, mio marito e, e tutte le persone che hanno in qualche modo dato eh, sostegno a quelli che erano i miei, i miei obiettivi e poi ho fatto in modo che questi obiettivi fossero obiettivi di vita e quindi grandi messaggi motivazionali per tutte le persone che in qualche modo andavano a, a sostenere eh, Annalisa. Annalisa è una donna, una donna che riesce a vivere di, 48, di 24 ore 48, come tante donne fanno e a volte non si rendono conto del grande potenziale che hanno. Mi piace ricordare che, che valiamo tanto e che tutto quello che si può in qualche modo avere, basta volerlo, si può ottenere. Questa forza le viene anche eh, dalla grande voglia di vivere che si ha in determinate situazioni? Ma io direi che sono innamorata persa della vita. Dio mi ha fatto questo dono incredibile e mi andava di non sprecare neanche un giorno di quest'ultima, io dico sempre alle persone: eh, il primo dono che Dio mi ha fatto sicuramente la vita, il secondo è la cecità. Se non fosse stata per la cecità, probabilmente non mi sarei resa conto di essere luce, di non dover godere eh, visibilmente di una luce, ma di diventare luce per le persone che mi incontravano. Essere quello strumento nelle mani eh, di, 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 di questo grande amore no? che Dio dimostra di avere tutti i giorni nei nostri confronti che possa in qualche modo andare a coinvolgere le persone e riavvicinarle nuovamente alla vita. La vita è e rimane semplicemente un grande dono. Sprecare anche un giorno di questa sarebbe veramente un, una grande pena, un grande, un grande peccato. Chi decise di farla partecipare a Miss Italia o ha deciso lei? Miss Italia è stata una casualità, come, come molte cose nella mia vita, e, se poi la casualità di fondo non, non esiste, niente arriva per caso, però diciamo un'opportunità, un'opportunità eh, che è arrivata mentre io stavo cantando in un locale, in un piano bar, c'era un agente regionale di Miss Italia che mi vide e mi chiese se potevo partecipare a delle selezioni, ovviamente io feci presente che ero, ero ipovedente ai tempi e, e non riuscivo assolutamente a sfilare da sola lei trovò un modo per far sfilare tutte le ragazze mano nella mano senza dire che io ero appunto eh, quasi non vedente ai tempi e, e io per depistare completamente le persone che erano, erano in giuria dissi di essere un'insegnante un di fitness che poi di fondo era una grande appassionata di sport e nient'altro e, e sulla base di questo loro non si sono accorti che io ero non vedente non mi hanno giudicato quindi per pietismo ma semplicemente perché ritenevano fossi la più carina o comunque quella più eh, in qualche modo vicina. Al titolo di Miss Italia e poi da lì salso maggiore perché vinsi la, la Miss Lombardia. E do, Solo dopo Miss so Lombardia dissi di essere guidata da un auricolare perché mi appropriai di questa tecnica eh, che utilizzavano nello sci, eh, questo auricolare radio guidato quindi da, da un coaching che, che mi guardava sul, sullo schermo e mi dava indicazioni nel camminare, negli scalini, nel voltarmi e nel sorridere, devo dire, dandomi qualche indicazione in più nei confronti del, del pubblico. Ed è stata un'esperienza, devo dire, molto formativa. E poi, quando non ha vinto, come ci è rimasto? La verità molto molto male, cioè, perché è vero che è bellissimo, meraviglioso partecipare e vincere è eh, ovviamente una volta che ci sei vorresti toccare il podio più alto, anche se poi col tempo la vita mi ha insegnato che è il percorso che ti rende, che rende tutto così speciale, che rende quel momento e quel podio così, così ambito, è proprio il percorso che ti forma, che ti dà qualcosa in più, che ti lascia qualcosa. Arrivare sul podio vuol dire un secondo dopo non, 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 non riuscire a godere di quello che è stato il momento. Del la grande vittoria. La vittoria dura un attimo, il percorso è tutta la vita. è proprio dalla non vittoria al percorso vincente della vita. È passato un anno, poi anzi meno di un anno perché c'è stata la partecipazione a, al Festival di Sanremo uh -huh. e la vittoria. Lì sì, una vittoria eh, meritata e che ha un peso incredibile. Ma è, stato, è stata una sorpresa, ovviamente, è stata anche una sorpresa parteciparvi a Sanremo perché eh, Merigliani fece questo annuncio meraviglioso sul palco di Salzo Maggiore, disse questa ragazza ama cantare, mi piacerebbe ci fossero case discografiche che eh, possano eh, intercedere per lei. Ma ci si sta interrompo stiamo vedendo le immagini, eh? stiamo andando in onda le immagini. E, ed è stato meraviglioso perché poi eh, con grande incoscienza sono salita su quel palco, ho vissuto quel momento, ricordo quando hanno detto che avevo vinto. Dietro le quinte, quindi, eh, io ho pensato non, che non vedevo l'ora di scendere da, da lì, da quel palco, di, di, di lasciare via quel premio e portarlo ai miei genitori, perché volevo condividere con loro quel momento. Anche perché mio padre mi diceva sempre: Ma tu da grande cosa vuoi fare? E dicevo: La cantante. E lui diceva: Sì, ho capito, ma di lavoro. E c'è la cantante e lui continuava da ispettore di polizia a non ritenere che la musica potesse diventare il mio lavoro, quindi vinto Sanremo, io non vedevo l'ora di dirgli hai visto, adesso faccio la cantante. E lo stiamo Noi adesso ricordando e stiamo vedendo, quel Sanremo è rappresentato da un grande spettacolo Vianello. italiano, Raimondo Vianello, quanto resta di quella vittoria ogni volta che sale sul palco e canta ma di quella vittoria rimane l'opportunità, il trampolino di lancio, la possibilità di... Eh... Notare alla gente che probabilmente eh, nell'Olimpo musicale poteva, poteva esserci anche Annalisa Minetti però da lì mi sono poi conquistata giorno dopo giorno il pubblico, ho cercato di tenerlo vicino a me, con, convincendola semplicemente con, con dei messaggi molto semplici, no? utilizzando la musica per comunicare a loro chi fosse poi realmente Annalisa ed è fino, fino a questo momento eh, stato percepito eh, percepita la persona percepito lo stile di vita che Annalisa ha sempre in qualche modo tenuto l'etica con la quale cerca di di eh, essere eh, con responsabilità un, un esempio per le persone che a volte presi da mille problemi non ricordano che davanti a un problema c'è sempre una soluzione. E adesso le chiedo una cosa che eh, i cantanti odiano. Eh, ce lo fa un accenno di quel senza te o con te. Senza te o con te. La mia vita è difficile, ma non è finita. In salita lo so, penso che ce la farò senza te o con te. Io volerò. Ecco con l'aria condizionata, con la voce fredda <ride> e senza musica la cosa più difficile eh, che un cantante possa fare, giusto? Sì, ma tutto è difficile prima di diventare facile. Quando apprendi una tecnica, quando le cose le fai con grande passione, quando hai il cuore a sostenere le tue imprese, allora non hai paura, affronti tutto con grande disinvoltura, come affronterò appunto la gara del 20, che tutti temono, dicono: Ma come arrivi da un concerto, ma non ce la farai? Io so che sentirò la stanchezza, sentirò tutte le sensazioni negative del momento, ma so che come sempre Annalisa fa, quando mette il piede sulla linea di partenza e spara allo starter, poi mi devi sparare per fermarmi. Ecco, a proposito di Starter, da Miss Italia a Sanremo alle Olimpiadi, eh, eh, sono tre tappe, dicevamo, importanti, differenti emozioni però. Differenti emozioni, se non ti, non ti nego che l'emozione olimpica, cioè salire su, entrare nello stadio è come se fossi un gladiatore e quindi sentire 80.000 persone che ti urlano nell'orecchio. Vai, vai, go, go, dicevano, è, è, stato, è stato incredibile. Penso mh, di aver in qualche modo di essere entrata in un trance tale per il quale sentivo soltanto le voci e il rumore del rosario. Io avevo un rosario al collo che batteva la croce e batteva sull'ombelico, arrivava al giusto fino all'ombelico, era scivolata giù dal corpettino dell'Italia e quindi avevo questo, questa croce che faceva, teneva proprio il ritmo dei miei passi ed è stato incredibile. È stato incredibile perché sono gli unici due ricordi del, che ricordo lungo quei 1500 metri ed è stata una grandissima soddisfazione sapere che in quel momento tu stavi prestando le gambe al tuo paese. Non stavi correndo per te, stavi correndo per un messaggio di vita, stavi dando voce alle persone che voce spesso non ne hanno, stavi correndo per il tuo paese, stavi facendo in modo che tu, il tuo paese potesse salire su un podio importante, un podio, un podio olimpico e quindi è stata un'emozione poi portare e stringere tra le mani il bronzo sapendo che era un record del mondo che nella tua categoria valeva un oro. Ecco, che sensazione si ha? La sensazione di, eh, che l'arrivo è sempre più vicino, che il tempo è buono, quello che si sta realizzando, come, come lo percepisce lei? Ma io sento sempre la fatica a metà percorso, eh, quindi sugli 800 metri incomincio a, a sentire che, 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 che insomma ne devo fare altri 700, quindi non è, 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 è come se volessi fermarmi lì. Poi c'è un gap per il quale superato quello. Eh, non vedo l'ora di toccare gli ultimi 300 metri nei 1500 e vivere con grande energia e, e quindi con progressione vivendo proprio dando tutto quello che è rimasto fino all'ultimo all centimetro. Negli 800 metri ovviamente questa sensazione io ce l'ho al suono della campanella quindi al secondo giro quando incominci la progressione e negli ultimi 300-200 metri ti giochi la gara e lo sport poi fa parte un po' della sua vita, no? Anche in parte della sua vita privata? Ma assolutamente sì. Io, beh, io avevo sposato un, un, uno sportivo, quindi un calciatore. Ho, ho vissuto lo sport da vicino, quindi l'agonismo, i sacrifici di un agonista. Devo dire che quando lui era, era appunto un calciatore e faceva il doppio allenamento il mercoledì, io lo invidiavo, dicevo tu non lo sai ma io ti invidio, cioè te ti pagano per fare sport, io credo che sia una delle cose più belle al mondo che possa capitare a una persona. E, quindi, e lui diceva sì sono fortunato, mi dice sempre sono molto fortunato. No? E quello che mi colpiva è che a distanza di anni poi sono riuscita in qualche modo a diventare un agonista anch'io e quindi lì dimostra il fatto che non c'è età, non c'è tempo eh, che conta se non il cronometro e se vuoi puoi, la, diciamo che l'impegno e la volontà possono veramente determinare il successo di un obiettivo. Ecco, adesso il suo marito è diventato il suo agente. Esatto, è così. sì. E lui ha appeso le scarpette al chiodo, adesso è lui che invidia lei? Assolutamente no, perché adesso è un triatleta, quindi anche lui continua a fare sport, continua a vivere attivamente lo sport, anzi forse facendosi meno male, perché gli amatori e le persone che hanno vissuto l'agonismo da protagonisti e che hanno poi la, la consapevolezza di poter vivere lo sport diversamente, dando allo sport un volto eh, amatoriale, quindi di grande passione sostenuto semplicemente dalla persona e non dal risultato in sé per sé, credo che se la, goda, se la godi anche un pochino meglio. Ha, ha proprio la volontà propria di eh, conoscenza svegliarsi la mattina alle 6 e fare il primo allenamento, alla sera e fare il secondo, a volte fa anche un terzo allenamento al giorno. Io credo che lui si alleni anche più di me, però è una persona che lo fa adesso con la voglia e non il peso del risultato. Lei invece eh, quante ore si allena al giorno, quante ore prova di canto al giorno? Eh... Ma io durante il giorno gli allenamenti sono, sono doppi, quindi la mattina mi faccio il mio, il, il mio riscaldamento di, di 30-40 minuti e poi la sera c'è sempre il lavoro tecnico e quindi le prove in pista. Eh, questo è, diciamo sono circa tre ore e mezzo di allenamento al giorno con ovviamente un allenamento mentale, quindi preparare la testa a vivere da atleta, quindi a riposare il più possibile, a dare ovviamente al mio corpo il riposo giusto, anche se questo spesso non accade perché sono una persona estremamente dinamica che ha la, la voglia no? di essere anche, anche madre, anche casalinga, anche eh, in qualche modo colei che bada alla casa e si occupa della propria casa e quindi sono sempre in costante movimento e credo di riuscire a riposare giusto le... Le ore notturne, quelle che, si dedica, che le donne spesso dedicano al riposo. E perché le prove di canto ogni.? Le prove di canto sono, sono costanti perché sono una persona che si sveglia la mattina e mentre pulisce casa canta, <ride> e oppure quando sono con mio figlio spesso canticchio insieme a lui, quindi la mia voce è costantemente in allenamento. E prima di un concerto, ovviamente mi dedico al classico riscaldamento, quindi alle R, alle M, a, a diciamo, vivere le scale, sapendo con, rendendo elastico. La, la, le corde vocali, che, anche se sono, sono un muscolo, vanno allenate. Ecco, parliamo del concerto di venerdì sera. Um, quanto dura? La scaletta acceniamo un po' alla scaletta. Ma la, allora il concerto dura circa due ore. A volte, molto spesso mi dicono sei lunga, basta taglia, perché sono veramente sempre molto Ma lunga. Io non penso che dicano Taglia, soprattutto Ma sì, sì, molto il pubblico il pubblico, no, no. Il pubblico, il pubblico, pubblico ovviamente no. no. Però è una scaletta molto omogenea, dinamica, estremamente dinamica, dove vado a ricordare un pochino le tappe del mio, del mio spettacolo, dove racconto eh, in, in qualche modo la, la mia vita Vita. io dico sempre che è una ricetta tradizionale di grande musica e di vita è una ricetta che, che presento ovviamente nella quale presento tutti gli ingredienti possibili e immaginabili, quelli che sono necessari per rendere esclusiva questa, questa ricetta, che è una ricetta che appartiene un po' a tutti, perché appunto parla di, di vita, semplicemente di questo, quindi è un pochino andare a ricordare quali sono le colonne portanti per, per, per sapere di aver vissuto una vita eh, in maniera soddisfacente, di averla vissuta, di non essersi limitati ad esistere e quindi è un un bel corso motivazionale curato attraverso le note, attraverso la danza e attraverso lo sport. Da quello che ho capito, lei ha una fede. Abastanza profonda. Io devo molto alla fede. La fede ha giustificato il mio dolore, ha dato a me la possibilità di sentirmi eh, utile attraverso il mio dolore agli altri. Aver capito che la sofferenza non era eh, la mia nemica, ma la mia migliore amica, la mia compagna di viaggio, colei che mi avrebbe in qualche modo formata e reso specialmente abile. Ecco, si riesce a volte a eh, adesso, tra virgolette, vedere il. E la salvezza, il bene, un dono in questa differenza. Eh, io credo che la diversità oggi sia una grande opportunità. Vedere la diversità come una menomazione, quindi colei che in qualche modo andrà ad avvilire il tuo futuro, no, è assolutamente sbagliato. È nella nostra diversità che dobbiamo avere la possibilità di capire che da quel momento abbiamo l'opportunità di sentirci specialmente abili, quindi di poter fare quello che gli altri fanno in maniera diversa e quindi fare la differenza, è rendere esclusiva la tua diversità il il tuo momento di più grande ricchezza. Io trovo che un mondo diverso sia un mondo ricco. Il mondo paralimpico invece sa approfittare di presenze importanti come la sua, come quella di Alex Zanardi. Dei nomi nello sport e nel mondo dello spettacolo? Ma devo dire che eh, quando siamo in campo ovviamente portando risultati facciamo parlare di noi e quindi del movimento paralimpico. Mi piacerebbe sfruttassero un pochino di più questi volti perché, perché sono volti che potrebbero realmente portare a conoscenza le persone di questo meraviglioso mondo parallelo che è il mondo dei disabili. Eh, credo che lo sfrutti poco, molto meno di quello che potrebbe, potrebbe fare, dato che siamo sempre io. Alex, Giussi Versace è sempre molto disponibili no? a, dare, a dare il nostro volto, a prestare il nostro volto per questa grande causa, no? andare in qualche modo a, ad abbracciare tutte le persone che non hanno la grande, una grande conoscenza del movimento paralimpico, non hanno una grande conoscenza del movimento appunto, disabile e non sanno che anche da disabili appunto, puoi vivere una vita di grandi soddisfazioni. Lei usa il termine disabile, oggi si usa diversamente abile. C'è differenza in questa terminologia? Ma se vivi colto dall'ignoranza sì, se sei eh, diciamo in qualche modo prigioniero di questo grande male del mondo che appunto è l'ignoranza sì potresti fare delle grandi differenze, potrebbe fare grandi differenze, dire diversamente abile, quindi abile diversamente da te, oppure dire disabile e non avere paura, dire handicappato e non avere paura. Sono tutte, traggono tutti la stessa, eh, sostengono tutti lo stesso concetto, ma eh, se non sei intelligente le potresti utilizzare in malo modo. Quanto è stato importante che anche i grandi network eh, si siano interessati al, alle Olimpiadi, alle paraolimpiadi, eh, visto che le televisioni gli hanno dato grande spazio soprattutto in questi ultimi anni? Le televisioni devo dire che soprattutto in questa ultima Paralimpiadi si è mediaticamente scoppiata in senso positivo. C'è stata grande attenzione, hanno parlato moltissimo delle Paralimpiadi, si siano state meravigliose, hanno detto, hanno lanciato, abbiamo in qualche modo correndo e non solo, perché ci sono state migliaia di discipline presentate alle Paralimpiadi, abbiamo realmente sconvolto un pochino quello che era eh, l'atteggiamento, no? un, un po' sostenuto dei normodotati. dotati. Eh, siamo stati invasivi, devo dire. Quest'anno ed è stato meraviglioso e sono contenta di avere essere in, quel, in qualche modo eh, essere stata una di quelle gocce in questo grande oceano di volontà e di impegno. Sa che l'Abruzzo eh, ha una grande tradizione sotto questo aspetto. C'è il gruppo La Polisportiva Micacci di Basket in Carrozzina che è campione d'Europa, c'è la squadra de, di Teramo nel Torbol che è campione d'Italia. Ah, sì. sì, e quindi sa che qui c'è una grande sensibilità. Nei confronti di, questo, di, que di questi sport. E allora, dato che abbiamo anche un grande assessore qui a, a Pineto, organizzeremo una grande gara podistica dove vedremo ovviamente integrati, eh, magari molti non vedenti ragazzi in, in bike che faremo tutti una grande gara alla vita per sostenere comunque la speranza e l'impegno. E eh, eh. lei ci dovrà essere, però? Eh, sarò proprio in prima, in prima fila, sulla linea di partenza, sempre. Ecco, lui: il bel 10.000, come lo vedi? Bene. <ride> L'ultima, eh, Annalisa Minetti e l'Abruzzo. Eh, a parte il concerto di venerdì sera alle 21 a Pineto, eh, non è la prima esperienza questa in Abruzzo? No? Non è la prima esperienza in Abruzzo, ci sono sempre stata, insomma, non a Pineto di preciso, anche se con amici sono venute una volta a prendere qui un caffè perché ho un amico qui che abita qui. Quindi è stato, diciamo, è un, è una, è un, onore, è un onore perché ho conosciuto eh, questo comitato che mi ha voluto veramente con grande, con grande costanza cercare. La mia, la, mia, la mia presenza qui e poi, e poi mi hanno sicuramente dato la possibilità di recuperare quello che poteva essere un grande danno per loro e, e poi mi piacerebbe moltissimo poter tornare magari in dicembre con un gospel meraviglioso che, che parla della musica e dà spiritualità a quelle che sono le canzoni che spesso cantiamo con distrazione. Ecco, a proposito del gospel, dall'8 di dicembre fino al 7 di gennaio c'è cioè... Possiamo dire questo tour di gospel che lei fa eh, proprio per eh, il Natale, no? Io faccio questo gospel, sì, un gospel molto particolare, come ti dicevo prima, è la volontà di prendere la musica che la gente canta a volte distrattamente, senza tanto badare le parole, e dare loro invece una, una, un aspetto molto più, più spirituale, molto più profondo, di grande spessore, e divertirsi in, una, in queste meravigliose chiese, in questi meravigliosi posti sacri e dare a questi, a questi posti un, una, un volto completamente diverso, molto più, più, più energico. Molto più dinamico, coinvolgendo la gente nel canto e sapendo che si dice che cantare è pregare due volte, no? diceva anche Sant'Agostino, quindi si fa e si sostiene questo messaggio. Ci ha pensato di tornare a Sanremo nei prossimi anni? Ma devo dire che ci ho pensato sì, è un pensiero che faccio spesso, anche se devo dire mi stuzzica moltissimo la possibilità di tornare sia sì, a Sanremo ma come conduttrice. Ah, bellissima. sarebbe bellissima. Da vincitrice a conduttrice, l'ultima mi ha detto poco fa: rivelo un particolare che ha una grande passione per la politica. Così. Mi piacerebbe poter, e qua mi ripeto, dare voce alle persone che voce non ne hanno. Faccio associazionismo da molto tempo, tratto il sociale da, da ancora di più eh, e quindi sono comunque, credo, ferrata nell'ambito delle politiche sociali. Mi piacerebbe comunque sostenere, dare consigli in merito a questo. Sono una persona che vive la, la disabilità costantemente, so perfettamente quelle che sono le cose che andrebbero in qualche modo rivisitate e riviste. Mi piacerebbe apportare al mio, al mio Paese, al alcune modifiche che potrebbero socialmente dare molto di più, cambiare culturalmente il mio paese. Ho delle idee, sono ferrata sotto certi aspetti e quindi mi piacerebbe veramente essere di utile per un cambiamento magari. culturale. Non ora, ora sono, sono pronta a sostenere socialmente eh, i miei amici, le persone, il paese diversamente con le mie mani nude. Quando avrò bisogno eh, di, di essere più incisiva sicuramente con tante più esperienza e credibilità mi apporterò a visitare politicamente il mio paese. Grazie ad Annalisa grazie Minetti, grazie e complimenti per tutto quello che ha fatto e tutto quello che sta facendo e che farà. Me li fai in bocca, in bocca al lupo per i mondiali? Beh, certo, quello è il minimo. In bocca al lupo <ride> e Credi. mi raccomando, eh, aspettiamo un titolo. Assolutamente, grazie. Grazie ad Annalisa grazie Minetti. A voi. Vi aspetto venerdì eh, alle 9, tutti puntuali, piazza Corfù? A Corfù, okay. a Pineto, al portiere Corfù a Pineto. Corfu, a Pineto. Grazie, grazie ad Annalisa Minetti, grazie a voi che ci avete seguito anche oggi.